20% dei commercianti pugliesi è interessato al fenomeno dell'usura, un dato sconfortante emerso da una prima ricerca effettuata da SOS Impresa, l'associazione presente su tutto il territorio nazionale e finalmente nata anche a Bari, che si pone l'obiettivo di garantire assistenza legale e solidarietà agli imprenditori vittime del fenomeno mafioso ed in particolare a chi è colpito da attività estorsive ed usurarie, promuovendo l'elaborazione di strategie di difesa e di contrasto al racket delle estorsioni, all'usura e a tutte le forme di criminalità che ostacolano la libertà di impresa. SOS Impresa è un organismo nazionale, oggi apriamo la sede a Bari, di cui onoro di essere presidente, di cui è una realtà che accompagna gli imprenditori, gli usurati alla denuncia, ma principalmente è uno strumento di prevenzione. Vogliamo applicare tutti gli strumenti affinché ci siano sempre meno denunce e ci siano più imprenditori felici e non vittime di questa angusta situazione dell'usura. In che modo SOS Impresa aiuta gli imprenditori a denunciare? Noi diamo l'assistenza sia legale, morale e anche finanziaria per quanto riguarda, con l'accordo quadro, di poter riprendere la propria attività. Cioè possiamo coprire a 360 gradi tutti gli aspetti che investono e che possono danneggiare l'imprenditoria. Oggi vittima di usura, se l'usura la calcoliamo oggi con il fatto della crisi che viviamo, è inevitabile che questo crea, nel momento in cui c'è richiesta vi è l'offerta, è inevitabile che più noi siamo uno strumento di prevenzione, noi vogliamo prevenire questo fenomeno prima che avvenga. Il fenomeno è diffuso, però molte volte le denunce sono poche. Ed è questo che dobbiamo evitare, sia di denunciare per bloccare questo sistema malsano e sia per creare uno strumento operativo che dia opportunità a tutti. Il 20% dei commercianti pugliesi è vittima di usura, lo ha dichiarato lei. SOS Impresa Nazionale ha fatto questa statistica molto difficile, ma è creata su quelle che sono le indicazioni che arrivano agli sportelli di SOS Impresa, che è un'associazione della Confesercenti e che quindi come tale è disseminata su tutto il territorio nazionale. Da questa percezione abbiamo questo dato importante, significativo, anche perché insieme a questo dato c'è l'altro che secondo me è ancora più sconfortante, quello che diminuiscono le denunce. Quindi da un lato c'è una realtà di fatto e dall'altro invece c'è un timore sempre più diffuso a denunciarlo. Abbiamo degli uffici qualificati con dei professionisti in grado di accogliere la denuncia o la volontà di denuncia, di accompagnare il commerciante a fare questo passo importante, dico commerciante ma dico qualsiasi altro tipo di impresa, accompagnarlo alla denuncia che è il passo iniziale, è quello più importante, e poi accompagnarlo a quelle che sono le opportunità di finanziamento per uscire da questo stato di cose e poi un ulteriore accompagnamento a reinserirsi nel mondo del commercio, del mercato in generale, perché non basta ripianare i propri debiti e uscire da questo girone infernale, ma bisogna anche essere in grado di ripartire col proprio lavoro, con la propria attività. La crisi economica ha accentuato la richiesta di credito e non c'è stata una risposta adeguata a mio modo di vedere, cioè lo abbiamo visto, il 70% delle richieste di finanziamento sono bocciate e questo è il primo passo verso quel girone infernale dell'usura. La crisi economica che continua ad imperversare e l'enorme difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori alimentano il fenomeno mafioso e criminale dell'usura, che poggia le sue basi proprio sulla disperazione. Si riprende un cammino con la Confesercenti, ma per chi ricorda la storia, noi abbiamo iniziato anche con la Confesercenti in campo nazionale il cammino della lotta all'usura. Si formò con un cartello insieme contro l'usura. Poi con il tempo si è andato ognuno per i fatti suoi e questo certamente ha un po' demotivato forse anche il mondo del commercio, perché certi temi, certi argomenti, certe piaghe o le si cura insieme o si affrontano insieme certi temi, e quindi siamo una maggiore pressione anche di carattere politico, perché molte cose si dicono ma parecchie non si fanno. Allora, se quello di oggi, l'incontro di oggi, può servire
a rilanciare un cartello, a rilanciare un lavoro in rete, allora davvero è provvidenziale l'incontro di questa mattina, perché non ci sono solo le imprese, ci sono le famiglie che aspettano ancora l'accesso ai fondi di solidarietà perché vengono ristorate. Quindi il discorso dell'usura è un discorso a vasto raggio, che non può includere uno ed escludere l'altro, non può includere l'impegno di uno ed escludere l'altro. Il dialogo con le istituzioni è fondamentale, la lealtà del rapporto e della collaborazione con le istituzioni è necessaria, e soprattutto in questo momento è necessario anche un rapporto con le banche, perché spesso questi temi vengono un po' o ignorati, oppure vengono emarginati questi temi, oppure si trovano mille giustificazioni perché i problemi restano sul tappeto e non vengono risolti. E d'altra parte i negozi che si chiudono sono tanti, le persone che si disperano ancora di più, e il pane credo che stia mancando un po' sul tavolo delle nostre famiglie. La crisi aumenta anche perché non viene promossa una cultura della sobrietà, diciamo anche questo. Si fa di tutto per non promuovere una cultura della sobrietà, e questo tocca anche noi personalmente, tocca anche alle nostre famiglie, tocca ai ragazzi che vengono educati, tocca alle agenzie di carattere educative. Ma poi il mondo politico, ecco, basta pensare ai finanziamenti stessi, dovrebbero essere a regime, non sono a regime, il che significa che il numero dei poveri aumenta, che il numero delle imprese che non si sentono sostenute, incoraggiate, il numero delle imprese è un numero crescente. Se da un lato aumentano le vittime di usura, dall'altro le denunce registrano un calo, forse legato al senso di scarsa sicurezza percepito da chi ne cade vittima. Si tratta quindi di un fenomeno mafioso che continua a rimanere sommerso, perché le caratteristiche di questa pratica sono la solitudine, l'isolamento, la riservatezza, la non condivisione del problema. Le istituzioni, dal canto loro, invitano i cittadini vittime di usura a denunciare per riacquistare la propria libertà. La criminalità organizzata usa tanti strumenti, tanti metodi per condizionare le attività economiche e talvolta anche per sostituirsi, per penetrare l'economia legale e dominarla. E l'usura rappresenta uno strumento per avvicinare imprenditori in difficoltà, per sostenerli in una certa fase e per poi renderli schiavi del sistema criminale di cui gli usurai sono una parte non trascurabile. Quindi è importante che gli imprenditori sappiano, conoscano questi pericoli e sappiano utilizzare tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione, le leggi nazionali, regionali, le iniziative dei vari organismi associativi. Noi dobbiamo agire perché l'accesso al credito possa essere regolato, possa essere legale, possa essere trasparente, e le aziende in difficoltà devono utilizzare tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione. Ricordo da ultimo un intervento teso a garantire processi di esdebitazione per chi vive una condizione di particolare indebitamento. E poi bisogna denunciare, bisogna avere la certezza assoluta che le istituzioni, che le forze di polizia, la magistratura è a completa disposizione, vicina agli imprenditori che denunciano. Non c'è un caso che possa essere citato di imprenditore, di cittadino che abbia denunciato e sia stato poi lasciato solo. Quindi bisogna avere fiducia. Bisogna recuperare la propria libertà, la propria autonomia, e bisogna avere la certezza che solo con la legalità è possibile costruire un percorso di crescita individuale e collettiva. Ma i dati sono molto parziali, come sapete bene, perché noi conosciamo i dati derivanti dalle denunce, abbiamo un quadro derivante da valutazioni, da stime che segnalano una crescita del fenomeno usuraio e anche una estensione, perché non riguarda più soltanto
le piccole imprese, ma riguarda anche le famiglie, e conosciamo anche l'allargamento di questo fenomeno in una dimensione, diciamo, sconosciuta sino a qualche tempo fa, che è costituita dalla ludopatia. Tante famiglie si rovinano, perdono i propri patrimoni e si rivolgono poi agli usurai, diventandone schiavi per effetto della dipendenza dal gioco patologico. Abbiamo stime di questi fenomeni. Poi la statistica registra esclusivamente i casi di denuncia, e le denunce crescono quando l'associazionismo è presente e attivo, e quando si articolano quei processi di fiducia da parte delle vittime di questi reati. Per questo è importante che oggi Sossimpresa abbia voluto organizzare questo incontro a Bari, che insieme ad altre associazioni anti-usura e anti-racket serve a consolidare un orientamento, una certezza da parte dei cittadini, che non devono sentirsi soli, ma che devono convincersi che l'unica strada è la denuncia di questi fenomeni criminali ed illegali e il recupero della loro autonomia e della loro libertà. L'usura non finisce mai, nel senso che se uno entra in quel tunnel non ne esce più. Tendono ad aumentare i tassi, l'obiettivo è quello di diventare soci dell'azienda e poi togliere l'azienda, perché serve alla criminalità organizzata anche per riciclare il denaro frutto di attività illecite. Quindi questo è il primo tema, e in questo ci aiutano gli sportelli, soprattutto quando nascono all'interno delle camere di commercio, che è la sede delle attività commerciali, delle attività industriali. Ovviamente servono i fondi che lo Stato mette a disposizione, ma va ampliato sicuramente il plafond di quel fondo per permettere alle persone che sono entrate all'interno del tunnel dell'usura di avere da un lato il coraggio di denunciare e dall'altro lato dare a queste persone la possibilità di recuperare la propria attività lavorativa attraverso un finanziamento ovviamente senza tassi di natura bancaria. Il problema in questi anni si è, come dire, esacerbato per i tassi legati alle banche, perché le banche dopo un periodo di credit crunch hanno cominciato a ridurre i finanziamenti nei confronti delle aziende, e molte aziende in periodi di difficoltà hanno fatto ricorso all'usura, che in un primo momento può sembrare come una sorta di, diciamo, agevolazione che viene fatta dall'usuraio, che non chiede la stessa documentazione della banca anche se applica dei tassi più alti. Però, come ci spiegano le associazioni antiusura, il percorso che inizia è un percorso che porta alla fine dell'azienda.